tanti ritornelli. Ciao a tutti, ciao, e benvenuti a Ritornelli da Paola Belloni e da Luciano Nelli. Siamo qua anche oggi alla grande, veramente noi ci divertiamo a entrare nelle vostre case tutti i giorni con la più bella musica d'Italia, a voglia di dire. Vabbè, dai. Così ci dicono, ci comunque, così questi ci dicono. Sono i commenti. E poi ogni tanto ci facciamo anche un complimento addosso, quindi non guasta mai. Allora, in questo bel giovedì abbiamo un bel straordinario menù, menù con nel senso scaletta. Artistico, abbiamo certo. Tonio Todisco, Luciano Nelli, una cosa molto speciale, Katia, molto speciale anche questa, poi vi dico perché. Poi abbiamo Antonio Maenza, poi abbiamo Michele Grande, Michele Maesano, e poi i nostri inviati speciali, e poi Viola e gli Armoni. Io direi di partire subito, Paola, con Tonio Todisco, con Ti amerò. Ti amerò. Ti amerò. Ma vai, Tonio, subito, ma però subito. Non è che ti amerò fra un mese. Subito. Immediatamente. Vai con la musica. Grande Tonia. Completamente presa sei dai tuoi pensieri, dai tuoi guai. Distrattamente persa tra i tuoi misteri. Tu sei uscito dalle onde come un pirata, come i colori dell'estate. Tu mi hai abbagliata. Se fossi un sogno cederei alle emozioni che mi dai. Distrattamente sicuro ti amerò finché vivrò, senza ragione né pietà, luci spente. E sono sicuro ti amerò perdutamente. Se gioco bene le mie carte sarà per sempre. Se muove ancora un altro passo, oddio, non passo. Speriamo almeno per un sì. Speriamo non finisca qui. Distrattamente emozionati e innamorati. E son sicura ti amerei così per sempre. Sicuro ti amerò finché vivrò. Sicuro ti amerò finché vivrò. Senza ragione né pietà, luci spente. E dolcemente ti amerò perdutamente. E adesso arriva una mia interpretazione di Centro di gravità permanente. Bello omaggio a Franco Battiato. Bello omaggio a Franco Battiato, e quindi e devo dire, secondo me, a me mi è sempre piaciuto tantissimo Franco Battiato, e ho fatto diverse canzoni, tra le quali questo Centro di gravità. E allora, eccomi qua. Centro di gravità, Luciano Nelli. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose.
cose sulla gente. Over and over again. Strade di Pechino erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese. Neanche la negra africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Ora le zone che ma siamo diretti all'amico Berlesi, è un onore. Bravo Luciano, ben fatto. Meritava oggi di ricordare il maestro. Ricordare un grande Battiato, come Franco Battiato. Che è scomparso qualche anno fa, proprio oggi, qualche anno fa. Sì. Bruna da Castrocaro adesso ci scrive perché dobbiamo fare una bella dedica. A dedica. Tu sei pronto col ditino? Io il ditino ce l'ho. Jukebox dediche. Scrive Bruna per Michele. Stupenda trasmissione, complimenti. Grazie. Vorrei dedicare al mio amico Michele questo video di Katia. È un video abbastanza datato, ma so che lo troverete. Confida in noi, brava, soprattutto nella nostra redazione. Grazie, Bruna. E alla Stazione dell'Amore, una delle storie di Katia. È una canzone molto bella, che a me mi è sempre piaciuta tanto, e Katia la faceva veramente alla grande. E la campana suonerà. Devo scritta, è una canzone che ha scritto, non è, ha scritto Pilat, quindi Pilat, che non è l'ultimo... arrivato, ha scritto tante canzoni per Celentano, eccetera, quindi veramente alla grande. Quindi sono veramente felice perché questa è una canzone di Katia, che cantava Katia, che mi è sempre piaciuta tantissimo. E allora per Bruna da Castrocaro. E grazie. Portami lontano senza fermarti. Lui non m'ama più, ma perché? Tocca sempre a me caricare sogni nei bagagli. Corri più presto, corri fischiando. Ora nessuno mi aspetta più. Se il mio ragazzo tornerà alla stazione, spunteranno rose e viole in questa valle che ha vissuto il primo amore insieme a lui. E la campana suonerà alla stazione dell'amore. Il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. Bye.
già lo sai che il mio amore torna, torna davvero. Ora son felice perché lui ha scelto me come nei miei sogni di primavera. Corri più presto, corri fischiando, ora qualcuno ti fermerà. Se il mio ragazzo tornerà alla stazione dell'amore, ne spunteranno rose viole in questa valle che ha vissuto il primo amore insieme a lui. E la campana suonerà alla stazione dell'amore, il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. Gioia e quanti baci mi darà. Il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. Faccio partire la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Che ne dici, Paola? Vado volentieri. Vai. Sigla. Canto così dall'emozione il mio mestiere. Conosciamoli meglio, l'orchestra di Antonio Maenza, con Annalisa Ciantelli. Buonasera nel tutti. Nostro salotto. Baci. Siamo felicissimi. Ciao, felicissimi, Paola, di ospitarvi, anche perché poi è nata una bellissima collaborazione fra Antonio, Annalisa, Luciano Nelli e Paola Belloni. Devo dire, è vero, il quartetto... Il quartetto. Mitico amico Luciano Nelli. Che bello, però, dai, una collaborazione ad alti livelli. Siamo perché felici. Quando c'è una comunione di intenti musicali, insomma, il successo, io uso il condizionale, dovrebbe essere garantito. Lo sarà? Sì, ci puntiamo, sì, sì, dai. Ci puntiamo. Sì, sì, sì. Oh, ma se voi dovete... Sono belle, molto belle. Luciano Nelli, una voce fuori campo. E anche un telefono che suona, già vengono fuori serate, impegni, tutto. Alla grande. Sicuramente una canzone però che vi ha dato il là per dire da piccoli, insomma, voglio diventare un cantante, voglio diventare un musicista. Cioè, Antonio musicista. È musicista, è stato forse il vedere... un po' trainato da mio babbo, perché comunque ha avuto la stessa passione. Se non ero musicista, ma aveva questa grande passione. E io, cresciuto dietro, sempre in mezzo a musicisti e amici e tutto, è nata questa voglia, questo input l'ho avuto proprio da amici che suonavano. Quindi non c'è un brano in particolare che ti ha segnato? Il brano potrebbe essere tanti, non è uno particolare. Se era in difficoltà a dirti un brano in questo momento... Pensaci, invece Annalisa... Io ne ho due brani che cantavo da piccola e uno è A Lei... Anna Ossa, bellissimo. E un altro è di Elena Biolcati, Grande Grande Amore. Grande Grande Amore, fammi respirare. Bellissimo, guarda. I brividi, guarda, anch'io. Beh, siamo in comunione piccolina, di... E le cantavo da piccolina e me ne sono proprio portate dietro. Ho detto, chissà se un domani arriverò veramente a cantarle in pubblico. E lo hai fatto. Alla fine. Invece oggi nessuno di noi o di voi canterà, perché mandiamo in onda la Blu Cumbia. Sei contento? Vai, tutto suonato. Dai, il mio tutto strumento suonato, che amo, strumentale. Il piano forte, ragazzi. Vai. Antonio Maenza, la grande musica. Grazie. Thank you.
E adesso arriva il nostro Michele direttamente dalla Cappuccina, questo bellissimo resort a San Gimignano dove abbiamo tenuto questo straordinario galà, e con Michele che ha cantato Una donna italiana. Andiamo a riascoltarlo tutti insieme. Una donna italiana che ti guarda e ti balla nel cuore. Una donna è una notte ruffiana sotto un cielo che sembra la mela. Una donna italiana che la sogni per fare l'amore. Una donna è una notte latina che così al mondo sai non ce n'è. Vorresti essere giovane sempre, lo so, bello come l'attore di un film, non me lo dire, lo so, avventure, una moto bollente, però quel che cerchi a due dita da qui, qui hai la cosa magica. Sembra la mela. Una donna italiana che la sogni per fare l'amore. Una donna è una notte latina che così al mondo sai non ce n'è. Sembra la mela. Una donna italiana che la sogni per fare l'amore. Una donna è una notte latina che così al mondo sai non ce n'è. Cristiano Chesi e C, sarà lui da solo o sarà lui con i C? Con i Company, chissà. Comunque si trovano a Firenze i nostri inviati, andiamo a vedere. Ciao Luciano, ciao Paola, hi everybody, we are here from Florence again in compagnia di questa ragazza bellissima, si chiama What's Your Name? Kate, lei di dove viene? Dove verrà? Facciamo un piccolo quesito ai nostri telespettatori, perché noi fermiamo sempre tante ragazze da tantissimi posti differenti e tutte le volte vi chiederete, ma da dove verrà questa ragazza? Provate a indovinare da dove viene Kate, eh? Just guess, where do you think Kate comes from? Kate is from? England, dall'Inghilterra, è una bellissima ragazza inglese. Where exactly in England? Cambridge, che c'è una scuola famosa, is there a famous university school right there? Yeah. Ecco, io sono un asino di prima categoria, per cui non sono neanche andato a scuola in Italia, però insomma, se fossi stato, quelli bravi, do you go to school in Cambridge? No, outside of there. Outside of there, okay, good. What do you study? I didn't go to university. Oh, you didn't go to university. Bene, allora siamo compagnia. Thank you very much. Welcome to the club. Okay. Bene, but it's a waste of time. Don't worry. It's a waste of time. You got to do better things in your life to go to university, right? Just go around meeting nice people like me and my friend, you know, get interviewed by us and stuff like that. Okay. Bene, Luciano, ti saluto per ora. Ciao, Luciano, ciao Paola, da me e Kate. Viola e gli armoni, ma in questo caso canta Giuseppe, con il suo stile, questo stile
così dei gruppi anni 60-70, in questo caso è All'improvviso l'incoscienza di Roberto Soffici. Andiamo ad ascoltare Viola e gli alberi. Salutiamo, ciao, grazie amici di essere stati anche oggi con noi. È stato veramente un piacere potervi, diciamo, coinvolgere nella nostra musica. Sì. Okay, lo facciamo, Paola, volentieri, lo faremo anche domani, nei giorni a venire. Domani, eh? E non perdetevi gli appuntamenti di... Gli appuntamenti Ritornelli plus. Gli appuntamenti plus. Capisci? Ciao amici, ciao a tutti. Ciao, ciao. Quanti ritornelli